Imperfetto indicativo della prima coniugazione. Amabam, amabas, amabat. Scriviamo anche sul quaderno. Amabamus. Ci tengo a mettere qua la lunga, così capite la quantità lunga, capite che l'accento deve rimanere qua. Amabamus, amabatis. Anche questa è lunga, e amabant. Proviamo a ricordare proprio queste terminazioni qua, M, S, T, mus, tis, NT. Ricordiamocele perché le ritroveremo anche in tutte le altre coniugazioni. Se noi adesso facciamo un giochino, quindi togliamo queste terminazioni dell'attivo, e mettiamo quelle del passivo, otteniamo il passivo. R, ris, tur, mur, mini, ntur. Ricordiamole anche così da sole, no? E otteniamo il passivo, che è amabar, amabaris, amabatur, amabamur, amabamini, amabanto. È più semplice, non ci sono eccezioni anche nell'imperfetto, non ci sono cose strane, non ci sono cambiamenti, mutazioni vocaliche, per esempio. Amabantur, amabannatur. Amabatur è la terza singolare. Amabantur è la terza plurale. Quindi se mettiamo questa terminazione otteniamo l'attivo. MST, mus, tis, NT. Se mettiamo queste altre otteniamo il passivo. Facciamo lo stesso gioco anche con un verbo della seconda. Tim, e bam. Abbiamo già capito perché c'è la E, perché è vocale tematica nella seconda coniugazione e perché c'è ba, è suffisso temporale, no? Ora, se noi a questo aggiungiamo le nostre terminazioni dell'attivo M, ST, mus, tis, NT, otteniamo l'imperfetto attivo che è timebam, timebas, timebat. Timebamus, timebatis, timebant. Se noi invece aggiungiamo queste terminazioni, otteniamo il passivo. Timebar, timebaris, timebatur, timebamur, timebamini, timebantur. È la stessa cosa con la terza. Stavolta la terza si presenta esattamente come la seconda declinazione, non c'è nessuna differenza tra la terza e la seconda, perché la terza certe volte ha la vocale tematica E e certe altre la I, giusto? Ma in questo caso ha proprio sempre solamente la E e quindi si presenta nello stesso identico modo. Quindi dicebam, dicebas, dicebat, dicebamus, dicebatis, dicebant al passivo, dicebar, dicebaris, dicebatur, dicebamur, dicebamini, dicebantur. Poi passiamo alla quarta. La quarta, invece, diciamo, senzio, diciamo, senziebam. Allora, la quarta deve avere una I sempre, no? Alla I si aggiunge anche la E, quindi diciamo queste due vocali tematiche. Poi c'è ba, che è il suffisso temporale, abbiamo detto, sempre dell'imperfetto. E quindi l'imperfetto di questo verbo della quarta sarà senziebam, senziebas, senziebat, senziebamus, senziebatis, senziebant. Poi l'imperfetto invece passivo sarà senziebar, senziebaris, senziebatur, senziebamur, senziebamini, senziebantur. Se c'è ba, ok, se c'è questo suffisso temporale vuol dire che è imperfetto e quindi devo tradurlo imperfetto anche in italiano. Giriamo la pagina, andiamo a vedere la coniugazione mista. La coniugazione mista si presenta come la quarta. A questo punto, se la quarta ha usato come vocali tematiche sia la I e sia la E, anche la coniugazione mista si presenta nello stesso modo, no? Quindi, non so, per esempio c'è capiebam,
Capiebam, uguale identica, proprio uguale identica alla quarta. Allora, diciamo che la terza è uguale alla seconda. L'imperfetto della terza coniugazione è uguale identico all'imperfetto della seconda. Con la E, ebam, 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 ebas, ebat, eccetera. L'imperfetto della quarta è uguale identico all'imperfetto della coniugazione mista. Iebam, iebas, iebat. Quindi, capiebam, capiebas, capiebat, capiebamus, capiebatis, capiebant. Al passivo, capiebar, capiebaris, capiebatur, capiebamur, capiebamini, capiebantur. Bene, andiamo a vedere gli indicativi imperfetti dei verbi irregolari. Ecco, sono verbi irregolari, ma generalmente anche loro, siccome l'imperfetto è un tempo verbale piuttosto, come dire, semplice da ricordare, e si applica sempre nello stesso modo in tutti quanti i verbi irregolari. Questi verbi irregolari avevano per esempio dei presenti indicativi piuttosto strani da ricordare a memoria, eccetera. Invece, come vedete, gli imperfetti sono molto lineari, sono proprio semplicissimi, no? Vedete per esempio l'imperfetto di fero, ferebam, ferebas, ferebat, ferebamus, ferebatis, ferebat. Praticamente tutti questi verbi irregolari, come se fossero verbi della terza, in realtà non sono verbi della terza, sono verbi irregolari, sono verbi atematici, però tutti fanno in ebam all'imperfetto, no? Attivo. Il verbo fero ha anche l'imperfetto passivo, io ero portato, no? Invece gli altri verbi irregolari non hanno l'imperfetto passivo. Quindi fero, l'imperfetto passivo, fa ferebar, io ero portato, tu eri portato. Ferebar, ferebaris, ferebatur, ferebamur, ferebamini, ferebantur. E vuol dire anche io ero sopportato, ero raccontato, ero prodotto, eccetera. Invece volo, nolo e malo hanno solamente l'attivo. Sono verbi che non hanno il passivo, l'abbiamo già visto. Volo, nolo e malo non hanno il passivo. Allora, vediamo l'imperfetto di volo. L'imperfetto di volo è volebam. Dicevamo, lineare, semplice l'imperfetto. Uguale, identico per tutti i verbi, anche per quelli irregolari. Volebam, volebas, volebat. Volebamus, volebatis, volebant. Poi c'è nolebam, che non volevo. Come si dice non ero voluto? Non ero voluto non si dice. Ero voluto non si dice, perché in latino non c'è il passivo di questo. Nolebam, nolebas, nolebat. Nolebamus, nolebatis, nolebant. E così anche malo. Malebam, malebas, malebat. Malebamus, malebatis, malebant. Bene, dobbiamo invece ricordare a memoria l'imperfetto del verbo essere, perché questo continua a essere irregolare. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. È un verbo irregolare. Questa volta non è l'unico verbo sum e i composti di sum, che non ha il suffisso temporale ba. Però, diciamo la verità, per noi non è così tanto difficile, perché corrisponde quasi pari pari all'imperfetto indicativo del verbo essere in italiano. Io ero, tu eri, egli era, noi eravamo, voi eravate, essi erano. Eramus, eratis, erant. Ecco, il verbo possum, che è il verbo potere, è praticamente un composto del verbo essere. Quindi si forma l'imperfetto esattamente come il verbo essere. Poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant. Io potevo, tu potevi, gli potevo, eccetera, eccetera. Anche questi verbi non hanno il passivo, ovviamente, né il verbo essere, ma neanche il verbo potere hanno il passivo. Poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant. Io potevo, tu potevi, gli poteva, noi potevamo, voi potevate, essi potevano. Altri video didattici su tuttascuola.it.